stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello, il piacere del gusto. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera e l'importante compito di aggiornarvi, di informarvi e di farvi un po' di buona compagnia. Oggi dovevo scegliere se dedicare la mia copertina a Nunzia Schilirò, coraggiosa poliziotta e vicequestore a Roma, per certe sue dichiarazioni, oppure con Luigi Di Maio, l'attuale ministro degli esteri della Repubblica Italiana, ex steward allo Stadio San Paolo, quello che ha fatto tanta carriera in pochissimo tempo. Però ho deciso per Luigi Di Maio. Mi perdonerà la dottoressa Nunzia Schilirò. Vicino al ministro degli esteri non potevo fare scelta diversa, anche per metterlo un po' alla berlina, sto signorino campano. Dovete sapere che l'altra settimana lui è stato aspramente criticato, giustamente, dal ministro degli esteri russo per certe sue iniziative. Giustamente il suo parigrado russo gli diceva: vai in giro per gite, vai a mangiare. Avevo fatto vedere anche delle foto che ritraevano Giginiello Di Maio mentre si abbuffava a mangiare, ministro degli esteri. Lui ha restituito le critiche in maniera fantoziana, in maniera del tutto gratuita, criticando un video e attaccando, adesso lo sentirete, io adesso vi sto introducendo l'antefatto, la ferocia della Russia, di Putin, sono dei barbari, eccetera. E poi è stato sconfessato. Io penso che Luigi Di Maio e i suoi amici grillini, molti presenti all'ascolto, sono convinto che abbiano visto questo video e non si vergogna, signor ministro Di Maio, dopo sta figura di cacca
che ha fatto. Io non mi farei vedere in circolazione per 6-7 mesi, per il carattere che ho. Lui aveva addebitato alla Russia la ferocia. Si vede una specie di carro armato, un'immagine pesante, che c'entra in pieno una macchina. E lui aveva parlato di un carro armato russo e poi è stato sconfessato. Si trattava di un blindato ucraino. Ma si può andare avanti in questa maniera? Posso sbagliare io, che sono un modesto commentatore, ma lui che paga tanti soldi, centinaia di migliaia di euro per i suoi collaboratori, lo dovrebbero aggiornare. Io prendo la notizia così, sono distratto. Può succedere che anch'io mi sbagli, ma a quei livelli ministeriali tu, Luigi Di Maio, non puoi permetterti di sbagliare, di fare queste figuracce. Chiedi scusa a Putin. Tu, Giginiello Di Maio, gli devi lustrare le scarpe a Vladimir Putin. Non sei neanche la scarpa storta, bagnata, del leader russo. Ringrazia Dio che sei stato votato da milioni di italiani che speravano in un cambio a Roma. Avete ingannato il popolo italiano. Ma prima o poi ci sarà la resa dei conti, il redderazionem. Allora pregherei la regia di Giovanni Stoppa nell'ordine. Il blindato ucraino che investe una macchina ha fatto danni. E dopo, a seguire il video riguardante quella vergognosa dichiarazione rilasciata da Luigi Di Maio con piglio autoritario, con tanta cattiveria, e poi è stato sconfessato. Dai, regia. Stanno arrivando in questo momento dall'Ucraina, sono inquietanti. Carri armati che schiacciano auto di civili. Le immagini che stanno arrivando stanno dimostrando tutta la crudeltà della Russia. Con riferimento a quell'immagine di quel carro che investe quell'auto, come ha detto prima Carmen, la sorella, è un fatto vero ma raccontato secondo una fake news. Perché cioè? Quello è un carro lanciamissili antiaereo Strela 10, in dotazione alle forze armate ucraine. E c'è un motivo anche. Un carro armato così isolato, ma non andrebbe mai a spasso per Kiev senza altri carri armati e senza l'appoggio della fanteria, perché l'avrebbero già colpito. Intanto... Che figura di merda! Che figura di merda! Scusatemi, ma ho dovuto scomodare Emilio Fede, perché di figura di cacca si tratta. Questo è Luigi Di Maio. Adesso parlo della dottoressa Nunzia Schilirò, vicequestore a Roma. La vogliono licenziare. Quando c'è qualcosa di buono, quando c'è qualcuno che dice la verità, in Italia non fai tanta strada. Se non sei un venduto, se non sei un qua qua qua, se non fai parte della truppa di quelli che compongono il frastagliato variopinto mondo del politicamente corretto, sei destinato a fare una brutta fine.
invece io applaudo. Brava, brava dottoressa Sclirò, brava. Ce ne vorrebbero di più come lei. Io mi rivedo totalmente nel suo pensiero. Cara dottoressa Sclirò, chi le parla? Da anni si batte sul versante della sicurezza. In poche parole, la dottoressa Sclirò ha detto: la polizia viene impiegata per controllare il famigerato Green Pass piuttosto che andare a snidare ladroni, piuttosto che combattere le baby gang. Insomma, giustamente la dottoressa Sclirò dice: la polizia viene utilizzata per servizi non suoi. La sicurezza chiederebbe maggiore interventi. Ecco perché io sono dalla parte della dottoressa Nunzia Sclirò. E il ministero, dove c'è una tale Luciana Lamorgese, che ve la raccomando vivamente, questa signora, ministro dell'interno, anche lei fa parte del gruppo dei compagnucci di sinistra, la vogliono licenziare. Noi dovremmo insorgere, pregherei la regia di intervenire documentalmente, grazie. Parla Nunzia Sclirò. La polizia controlla i Green Pass anziché le baby gang. E a seguire c'è l'intervista integrale sulla verità di oggi. Guardiamo i Green Pass e non le gang. Il vicequestore di Roma, sospesa per le sue parole contro il governo, e dice: la Ronzulli mi ha definita un'eversiva, vogliono licenziarmi. Si entra in polizia per difendere la gente, non per controllare una tessera che discrimina. Complimenti, dottoressa Sclirò, le sono vicino, le sono grato per il suo coraggio, per quello che ha detto. La polizia dovrebbe intervenire sul versante della sicurezza. Purtroppo noi siamo manipolati da persone non all'altezza. È una vergogna. Dovremmo fare quadrato attorno a Nunzia Sclirò. Mi fermo una manciata di secondi per i nostri spunti commerciali. E dopo vado a chiudere ancora con qualche bellissima notizia che riguarda il versante statunitense. Grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Saluto i nuovi telespettatori che mi vedessero la prima volta. Benvenuti di vero cuore nei nostri spazi di approfondimento. Io conduco un'altra trasmissione, si chiama La Voce d'Italia, perché andiamo
su tutto il territorio nazionale, dalle 18.30 alle 20 di tutti i giorni, fuorché il sabato e la domenica, quindi dal lunedì al venerdì, sintonizzatevi sul canale 170 nazionale, dalle 18.30 alle 20. L'opinione la vedete alle 20.30 e ogni mattina do la sveglia mattutina alle ore 7 in punto. E poi, se volete, iscrivetevi ai miei canali YouTube e Telegram cercando Spatalino TV. Detto questo, adesso devo dire qualcosa agli Stati Uniti d'America. Per carità, non faccio nascere un caso diplomatico, no, non ci sono gli estremi. Ma dovete sapere, per chi non fosse informato, che gli americani da sempre sono guerrafondai, creano casini dappertutto, ci inzuppano il biscottino savoiardo alla loro maniera. Loro sono democratici. Adesso c'è un certo Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America. Proponiamo qualche contributo. Mi ricordo quando venne eletto Biden, io tifavo per Trump, io non sono ipocrita, io sono sempre me stesso, nel rigoroso rispetto della mia dignità, della mia coerenza. Lo confesso, io rimasi molto deluso perché ritenevo Donald Trump 10.000 volte superiore a Biden. Fai vedere il contributo di Biden quando venne eletto. La sinistra esultò. Grazie. Quando vinse Biden, il commissario europeo Gentiloni disse: giornata indimenticabile. Mattarella, il nostro presidente, potrà consolidare legami con Italia e Unione Europea. Conte, l'avvocato Giuseppe Conte, l'avvocato del popolo, disse: pronti a lavorare con lui per rafforzare relazioni. Complimenti a tutti. Fra poco scoppia la terza guerra mondiale. USA, rischio guerra mondiale. Qui lo vediamo in questa foto piccola. Joe Biden. Avete capito? Quindi l'Italia si è schierata e io lanciavo un appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi: non stia a mandare i nostri soldati da quelle parti, non ci spetta, e non stia a spendere soldi. Noi abbiamo i nostri connazionali alla canna del gas. A proposito della canna del gas, prima di chiudere, regia, fai vedere questa bellissima vignetta, estremamente ricca, significativa. Il governo dei migliori, turismo, commercio, artigianato, già eravamo alla canna del gas, ora ci levano anche quello. E io voglio chiudere parlando ancora degli Stati Uniti d'America, nostri alleati di sempre. Per la verità, noi siamo i loro schiavetti, fanno quello che vogliono in casa nostra, ci comandano, non ci sono altre chiavi di lettura. Fai vedere questo contributo e capite una cosa: l'unico che non ha fatto guerre è stato Donald Trump. Dai, regia, i presidenti USA e le loro guerre. Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush, Bill Clinton,
George Bush, il figlio dell'ex presidente, Barack Obama, tutti hanno fatto guerre dappertutto. David Trump, non c'è nessuna guerra, immacolato. E a proposito di cose strane, sempre parlando dei presidenti statunitensi, dovete sapere che Barack Obama ha avuto anche il premio Nobel per la pace. Ma vi rendete conto dell'assurdità? Obama ha avuto il premio Nobel della pace dopo che ha bombardato dappertutto. Che vergogna! Fai vedere questo contributo. Si lamentano di Putin che bombarda l'Ucraina e Obama che di paesi ne ha bombardati 7 ed è pure Nobel per la pace. Giusto per ricordare, nel 1991 aggressione della NATO in Jugoslavia, nel 1999 aggressione della NATO nel Kosovo, 2001 aggressione NATO in Afghanistan, 2003 aggressione NATO in Iraq, 2011 aggressione NATO in Libia, e lì sono cominciati i guai dell'Italia, 2011 aggressione NATO in Siria, nel 2014 ci fu il golpe della NATO in Ucraina. E adesso si stanno lamentando perché, secondo me, Putin rivendica qualcosa. Giustamente, io sono contro le guerre, ci mancherebbe altro. Però questi signorini americani, che adesso fanno gli ignorri, si dimenticano dei casini che hanno combinato dappertutto. La stessa NATO. Avete fatto fuori Gheddafi. Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, e noi lì spettatori siamo rimasti con il cerino in mano. E se dico queste cose mi chiamano razzista, perché sono uno dei pochi che ha il coraggio di gridarle. Vergognatevi! Ma prima o poi ci deve essere un po' di giustizia e valga il vero. Anche per oggi penso che possa bastare. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.